Oggi giornata di lunedì, giornata della luna, giornata di inconscio, giornata di introspezione, giornata di emozioni. Ma una giornata particolarmente importante un po' per i segni d'acqua e un po' per i segni di fuoco, con una sorta di cambio di registro appunto nel corso della giornata. Ma vediamo fra un po' perché. Se ti è piaciuto questo video metti un like, attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale. Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, lunedì 16 maggio 2022. Iniziamo dal più che mai grintoso ed anche avventuroso Ariete, una giornata che nasce in maniera un po' più tranquilla, un po' più introspettiva, ma con il sopraggiungere del pomeriggio ti vede con un umore veramente molto grintoso, molto appassionato, molto ottimista, un influsso lunare decisamente favorevole che va a completarsi con quello già molto positivo da alcuni giorni di Giove, appunto entrato da poco nel tuo segno, quindi grande carica emotiva, grande entusiasmo con cui veramente riesci a contagiare anche chi ti è vicino un po' in tutti gli ambiti della tua vita, della tua giornata, sia in ambito privato che in ambito professionale. Ritorno alla normalità in un certo senso per quanto riguarda la vita sentimentale, se appartiene alla prima decade, mentre Venere è ancora la tua alleata, decisamente molto favorevole, se appartieni alla seconda decade, ti consente ancora una volta di vivere nuove emozioni, nuovi rapporti, sia appunto nell'ambito di relazioni che stai instaurando da poco, sia nell'ambito di rapporti già in essere che appunto vivono di questa vita nuova, di questi colori veramente freschi e molto intensi. Per quanto riguarda la vita professionale, l'influsso di Mercurio continua a farsi sentire anche per te, seppur molto positivo, con la necessità di fare una sorta di riassunto, di rentrée, considerato appunto questo suo particolare motto che ti, in un certo senso, te obbliga a guardarti un po' indietro prima di proseguire per non così inciampare in situazioni che potrebbero essere così da disguido, da ritardo, quindi un andamento un po' particolare. Buona la forma generale se appartieni alla ultima decade, ancora con questo sole decisamente favorevole ti consente sì di essere appunto grintoso e grintosa nel tuo agire, ma anche con una sorta di base stabile da cui muoverti e poi proseguire. E per il concreto e coerente Toro, una giornata che nasce in maniera un po' così non proprio al top per quanto riguarda il tuo umore, una luna ancora poco favorevole nella prima parte della giornata e un allontanamento di questi momenti così di malumore, questi momenti critici di pungenza potremmo dire con il sopraggiungere del pomeriggio, quindi un'evoluzione astrale molto veloce per quanto riguarda la luna già nell'arco della giornata, appunto nella seconda parte, che ti vede così avere una ripresa per quanto riguarda il tuo umore. Ottima forma generale, ancora con il sole tuo alleato, soprattutto se appartieni all'ultima decade, e anche in ambito professionale, capacità di impegnarti se appartieni alla prima decade con idee nuove, con la capacità di comunicare ed essere interattivo nell'ambiente in cui interagisci con collaboratori, soci, colleghi, clienti, grazie a questo Mercurio che ti dà sì questa energia positiva, ma allo stesso tempo, considerato questo suo moto particolare, ti anche induce a dover un attimino rallentare, guardarti indietro, guardare sul già fatto, guardare sul già vissuto, sul già valutato, per poi proseguire in maniera coerente. Quindi aspettati sì buone cose, ma anche con la necessità di eventualmente rivedere alcune situazioni, perché non tutto potrebbe andare secondo le tue previsioni. Appunto un Mercurio che dà questa energia molto particolare. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, ancora buona energia, una carica energetica molto appassionata se appartieni alla seconda decade, con questo influsso di Venere decisamente molto favorevole, sia nell'ambito di relazioni già avviate e con la possibilità, se lo desideri, di avviare nuovi rapporti con questa energia fresca, molto schietta, molto spontanea, con queste relazioni che hanno modo di nascere così in maniera molto con molta semplicità, appunto. Proseguiamo con i frizzanti e curiosi gemelli, una giornata che nasce in maniera molto neutra in un certo senso e con il sopraggiungere del pomeriggio potrebbe darti un po' un umore non proprio al top, soprattutto appunto con questa luna che per i nati la prima decade risulta essere non troppo favorevole, quindi in un certo senso momenti in cui potrebbe scemare un certo tuo entusiasmo, emotivamente potresti sentirti non proprio così centrato come appunto durante le mattinate nella
nella prima parte della mattina. Mercurio continua a essere sempre molto favorevole per te se appartiene alla prima decade, ma anche per te, come un po' per tutti, c'è questa necessità, considerato questo suo particolare motto, di in un certo senso non dare nulla per scontato, proseguire sì su un selciato, su un percorso già segnato, ma non dando per scontato che quello che hai già fatto, realizzato, interagito, sentito, comunicato, vada per forza a buon fine come ti aspetteresti. Quindi è un andamento che è sì positivo, però con una necessità di aspettarti un po' dietro l'angolo, la necessità di ritornare su alcuni punti per poi poter proseguire. Buono l'equilibrio per quanto riguarda la tua forma generale, se appartiene all'ultima decade, con questo sole ancora molto favorevole, e soprattutto in ambito sentimentale, se appartiene alla seconda decade, ancora momenti molto intensi, molto appassionati, una vita sentimentale che evolve tutto sommato in maniera anche differente rispetto a quanto normalmente sei abituato e abituato, quindi non tanto un rapporto di contatto, di scambio, anche di fruette cerebralità che comunque normalmente ti appaga, ma anche un modo più appassionato, più sentito, più vivo in un certo senso, appunto, soprattutto se appartiene alla seconda decade, con questa Venere che ti spinge a vivere sia la relazione che stai già vivendo, o se hai la necessità, l'opportunità, il desiderio di instaurare dei nuovi rapporti, qualcuno che è nelle tue mire, a cui tu piaci, la possibilità appunto di vivere questo rapporto in maniera molto fresca, molto spontanea, molto semplice, molto rapida, anche se questo è nei tuoi obiettivi. Quindi una giornata che evolve in maniera abbastanza positiva, nonostante questo umore appunto non proprio al top. Proseguiamo con l'inconscio e sensibile Cancro, una giornata che nasce sotto i migliori auspici, con ancora quella profondità, quel coinvolgimento che ti ha coinvolto appunto, che ti ha caratterizzato nel corso dello scorso fine settimana, quindi una luna che nel corso della mattina si fa ancora sentire, quindi con questa energia molto forte, molto profonda, molto coinvolgente, e quindi un sopraggiungere del pomeriggio in cui tutto pare tornare verso una sorta di normalità, e anzi un umore più proteso in maniera forse insolita per te anche verso le cose nuove, verso altre situazioni rispetto appunto a ciò che vivi nell'arco della mattinata. Forma generale stabile, sempre molto concreta, molto forte per quanto ti riguarda se appartiene all'ultima decade, grazie a questo sole costantemente favorevole, e possibilità soprattutto in ambito professionale di interagire in maniera comunque efficace con le persone che interagiscono con te, che possono essere soci, clienti, collaboratori, con questo Mercurio che risulta sì positivo, ma anche per te con questa necessità di rivalutare certe posizioni, come peraltro a te riesce abbastanza facile, tutto sommato, fare delle rantrée, dei riassunti delle puntate precedenti, anche perché appunto c'è un'energia un po' altalenante che ha bisogno appunto di una sorta di marcia indietro prima di poter proseguire. Graduale ripresa in ambito sentimentale se appartiene alla prima decade, con questo allontanamento di Venere finalmente non più difficoltosa per te, mentre per i nati la seconda potrebbe ancora farsi sentire, quindi momenti un po' altalenanti, momenti un po' non proprio equilibrati per quanto riguarda il rapporto con l'eventuale partner, o la possibilità di instaurare dei rapporti sereni e tranquilli se sei alla ricerca così della possibilità di instaurare rapporti in tal senso. Buona invece la capacità d'azione se appartieni all'ultima decade, con questo Marte che continua ad essere decisamente favorevole, soprattutto se operi magari in ambiti educativi, assistenziali di questo tipo, e che ti consente appunto di entrare in ultima sintonia con chi ti è vicino, con le persone che si aspettano da te certi modi, certe azioni, certe prese di posizione. Quindi appunto se appartieni all'ultima decade, molto positivo questo influsso anche di Marte, oltre che del Sole che abbiamo già visto prima. Proseguiamo con il sempre maestoso Leone, una giornata che nasce un po' in sordina, un umore ancora un po' in ribasso nel corso della mattinata, con questa luna non troppo favorevole, ma rapidamente nel corso del pomeriggio diviene appunto positiva, decisamente molto propizia per te, quindi una sorta di sboccio di nuovo entusiasmo, di ottimismo, che ti consente appunto di prendere giri appunto dopo una mattinata un po' magari in sordina. Ancor più se consideriamo questo influsso che perdurerà un bel po' di Giove, decisamente favorevole se appartiene alla prima decade,
e per i nati la seconda sempre la possibilità di vivere con molta intensità tutto un ambito sentimentale, un ambito privato di relazioni, di passioni, sia che si tratti di relazioni già in essere, sia la possibilità appunto di vivere nuovi rapporti che nascono sotto i migliori auspici con una grande energia, una grande riserva di sorprese e di freschezza. In ambito professionale, anche per te questo Mercurio, se appartiene alla prima decade, può far sentire questa sua particolare energia, una sorta di rallentamento, ma comunque sempre positivo, quindi nuove idee, possibilità di instaurare rapporti, relazioni, contatti, ma non tutto potrebbe andare a buon fine quanto ti aspetteresti. Quindi energia buona sì, però con necessità di revisione, necessità di rentrée, di ritorno, di riassunto, di guardare un po' ciò che è stato. Quindi questa particolarità di questo influsso lunare anche per te potrebbe farsi sentire in maniera meno marcata di altri, ma comunque con una particolare attenzione. Buona ripresa per quanto riguarda la forma generale, per i nati da prima e la seconda decade, finalmente gradualmente questo sole poco favorevole si allontana, mentre per i nati l'ultimo ancora momenti in cui potresti sentirti un po' fiacca e fiacco e con un'energia non proprio al top come normalmente sei abituata e abituato. Per la metodica razionale vergine, una giornata che nasce in maniera abbastanza positiva, un umore nella prima parte della giornata comunque molto coinvolto, molto preso dalle situazioni che ti ritrovi a vivere, e una sorta di addombramento, se vogliamo, nel corso del pomeriggio con la luna che appunto da positiva diventa poco favorevole. A livello mentale, soprattutto se appartiene alla prima decade, in ambito privato, ma soprattutto in ambito professionale, questo Mercurio non troppo favorevole già di per sé appunto può continuare a influenzarti non troppo positivamente, inducendoti a essere non del tutto concentrata e concentrato su quelli che sono i tuoi intenti, i tuoi progetti, e già di per sé appunto non tutto procede secondo le tue aspettative, ancor più perché poi c'è questa sorta di ritmo ridotto e di possibili appunto disguidi, di dimenticanze, distrazioni che alterano un po' quello che potrebbe essere un'aspettativa dell'evoluzione dei tuoi progetti. Quindi non è il momento ideale di mettere in piedi situazioni importanti, situazioni che hanno necessità di una forte validità per poter essere convincenti e all'altezza non soltanto delle tue aspettative, ma magari anche di chi interagisce con te, clienti, collaboratori. Quindi è una situazione temporanea che riguarda soprattutto i nati della prima decade, però appunto nel tuo caso potrebbe particolarmente farsi sentire. Ritorno d'equilibrio per quanto ti riguarda la vita sentimentale, dopo il periodo recente in cui Venere può essere sembrata così apportatrice di situazioni da valutare, da prendere in considerazione a seconda delle tue valutazioni, mentre per i nati la seconda c'è appunto ancora questo momento di riflessione prima di instaurare o proseguire su una via che stai già vivendo con qualcuno che ti sta a cuore. Per quanto riguarda la relazione, questa Venere potrebbe appunto portare un'energia che comporta una sorta di valutazione fra virgolette da parte tua nel portare il rapporto avanti nella maniera che ti è più consona. Per quanto riguarda la forma generale, appunto ancora molto buona per quanto riguarda il tenore e la forma, per quanto riguarda i nati l'ultima decade, grazie a questo sole ancora decisamente favorevole, e una buona ripresa per quanto riguarda i nati la prima e la seconda, per quanto riguarda quell'energia di azione, di interagire con l'esterno in maniera coerente dopo l'ultima settimana in cui può essere sembrato un po' più faticoso il fatto di agire in maniera coerente. Viceversa per i nati l'ultima, considerato appunto questo Marte ancora non troppo favorevole, ancora appunto si fa sentire questa necessità di calibrare adeguatamente le forze, pur buone grazie al sole, prima di proseguire su percorsi coerenti che appunto non ti portino in direzione che non sono esattamente quelle che ti aspetteresti. Proseguiamo con la creativa ed estetica bilancia, una giornata che nasce in maniera molto intensa, molto coinvolgente, con una luna che nell'arco della giornata comunque risulta positiva, però se nell'arco della prima parte appunto della mattina puoi sentirti più emotivamente coinvolta e coinvolto, più intensamente presa e presa dalle situazioni che stai vivendo, nel pomeriggio è come se ti sentissi più leggera, più leggero, più portato ad aprirti, più portata e portato alla comunicazione, alla
apertura, con un atteggiamento più ottimista. Una giornata che evolve anche in maniera positiva per quanto riguarda le situazioni professionali, questo Mercurio che risulta sì positivo per te, comunque, ma con questa necessità anche nel tuo caso di far riferimento a tutta una serie di progettualità, di situazioni già impostate, già viste, da in un certo senso rivedere. Quindi energia buona sì, ma sempre con questo andamento particolare di Mercurio che ti invita a non dare nulla per scontato e quindi a non farti trovare impreparata e impreparato qualora non tutto proceda con quel ritmo che ti aspetteresti. Per quanto riguarda la vita sentimentale, graduale ripresa per quanto ti riguarda se appartiene alla prima decade, questa Venere che non si fa più tanto sentire come negli ultimi giorni, mentre per i nati la seconda, ancora momenti in cui il fatto di raggiungere e conservare un equilibrio per quanto riguarda la tua relazione potrebbe ancora farsi sentire. Analogamente, la possibilità di instaurare, se lo desideri, nuovi rapporti, così risulta un po' un momento di alterazione di quell'equilibrio a cui tu ambisci, quindi è un po' come dire complicato instaurare dei rapporti che possono partire con quella modalità che ti è propria. Quindi questa Venere, se a partire dalla seconda decade, potrebbe ancora farsi sentire in questo senso. La presenza di Giove per i nati la prima decade in posizione apparentemente contrarie, come in altri frangenti abbiamo avuto modo di affrontare e parlarne, è un aspetto che tutto sommato potrebbe farsi sentire in maniera molto poco marcata. Tutto sommato il grande benefico rimane pur sempre appunto un grande benefico, per cui pur essendo in posizione in un certo senso critica rispetto al tuo sole, tutto sommato non è che possa farsi sentire più di tanto, ma è una cosa molto lontana, molto velata. Proseguiamo con l'inconscio e oscuro Scorpione, una giornata che nasce con questa luna ancora tua alleata nel corso della mattinata, quindi ancora emozioni molto intense, quell'andamento molto profondo, molto coinvolto che può averti caratterizzato nel corso dell'ultimo fine settimana, continua a farsi sentire anche quest'oggi, e poi nel pomeriggio c'è una sorta così di apertura, in un certo senso di veramente presa di coscienza che esistono anche situazioni più positive, più aperte, più comunicative, quindi una sorta di umore più leggero, più aperto nell'arco appunto della seconda parte della giornata per quanto riguarda il tuo umore. Forma generale in ripresa per i nati la prima e seconda decade, mentre per i nati l'ultima, ancora questo sole non proprio al top può influenzarti per quanto riguarda la tua forma generale, il tuo anche umore in un certo senso, ma soprattutto la tua carica per poter agire e reagire verso l'esterno. Ritorno all'equilibrio per quanto riguarda la vita sentimentale, per quanto riguarda i nati la prima decade, mentre per i nati la seconda ancora questa sorta di in un certo senso posizione al palo per poter valutare nell'ambito della relazione che stai già vivendo o relazione che vorresti instaurare come interagire, quale tipo di energia, questa forte passione, questa forte passionalità un po' diversa da quella a cui sei abituato, che può farsi sentire, ma che è pur sempre una tua scelta capire se e in quale forma, in quale misura incorporare appunto in un rapporto vissuto o da vivere ex novo. Ottima la capacità d'azione per quanto ti riguarda se appartiene all'ultima decade, questo Marte è decisamente favorevole, riesce ad affinare con le tue capacità intuitive, con le tue capacità di entrare in sintonia con il clima tutto attorno a te, quindi una capacità d'azione mirata, non soltanto strategica, ma anche percettiva di quelle che sono le energie in campo. Quindi Marte positivo, se appartiene all'ultima decade, ti aiuta a procedere in questo senso, con energia meno combattiva, meno reattiva, ma comunque incline appunto a essere in sintonia con quello che è anche l'aspettativa delle persone attorno a te, nel privato come anche in ambito professionale. Per l'avventuroso e ottimista Sagittario, una giornata che parte in maniera sì positiva, con una luna comunque abbastanza positiva, però l'exploit in un certo senso viene nel pomeriggio, con la luna che diventa decisamente favorevole, con l'entrata appunto nel tuo segno, quindi è enfatizzato per quanto riguarda il tuo umore, quelle che sono le tue prerogative caratteriali di ottimismo, di apertura, di entusiasmo, e con un umore che in un certo senso viene ulteriormente enfatizzato anche da questa presenza recente di Giove decisamente favorevole, che riesce ancora di più a far sbocciare, a far crescere questo tuo forte entusiasmo, questo forte ottimismo. Quindi se un'emotività si riesce a far sentire in maniera molto spiccata e in maniera molto forte, non altrettanto potremmo dire per quanto riguarda la tua concentrazione con questo Mercurio in posizione ancora un po' critica, sempre se appartiene alla prima decade,
che in ambito privato un po', ma soprattutto in ambito professionale potrebbe un po', come dire, oltre che rallentare quello che è il tuo incedere per quanto riguarda la tua progettualità, la tua capacità di interagire, comunicare e scegliere appunto con clienti, collaboratori, soci, quelli che sono dei percorsi da seguire, non ti consente di avere quella concentrazione sufficiente, quella focalizzazione su quali sono gli obiettivi da seguire. Quindi un momento un po' critico in cui appunto fai più affidamento su quello che il tuo approccio emotivo che non appunto sulla tua concentrazione. E ottima la vita sentimentale se appartiene alla seconda decade grazie a questa Venere che continua a essere decisamente favorevole, quindi portare questa energia nuova, fresca, intensa, appassionata sia in relazioni già in essere che sono, come dire, collaudate, o se lo desideri, se sei nelle mire di qualcuno o se c'è qualcuno che ti piace, comunque è in grado di apportare questa energia nuova, fresca e molto intensa nell'ambito di questo possibile nuovo rapporto. Capacità di agire nuovamente molto equilibrata se appartieni alla prima e alla seconda decade, mentre per i nati l'ultima decade questo Marte un po' incerto rende così non sempre coerenti alle tue aspettative e alle tue azioni, quindi un momento di calibrazione fra virgolette delle tue azioni ancora necessario soltanto se appartieni alla ultima decade. Per il metodico e pragmatico Capricorno, una giornata che nasce in maniera mediamente positiva, un approccio un po' più coinvolto, un po' più emotivo ti caratterizza nell'arco della mattinata e tutto sommato una sorta di maggior leggerezza sopravviene nel corso del pomeriggio. Buona ripresa per quanto riguarda la vita sentimentale, se appartiene alla prima decade questa Venere non si fa più tanto sentire come negli ultimi giorni, mentre per i nati la seconda questa ambizione, una sorta di equilibrio per quanto riguarda la tua vita sentimentale potrebbe non sempre così essere soddisfatta, sia nell'ambito di una relazione già in essere, sia nella possibilità di instaurarne di nuove, quindi un equilibrio un po' così non proprio il top per quanto riguarda la vita sentimentale, appunto se appartiene alla seconda decade. Anche per te questa presenza di Giove, molto pur sempre positivo per tutti, se appartiene alla prima decade potrebbe farsi sentire ma in maniera così molto lieve, non tanto marcata, pur sempre un pianeta positivo, anche se tutto sommato per te potrebbe essere in posizione un po' difficoltosa. Buona la forma generale se appartiene all'ultima decade con questo Sole che ti dà un buon slancio, una buona stabilità, una buona concretezza, cosa per te molto importante, se appartieni alla ultima decade. Analogamente sempre per te, sempre ottima la capacità di agire andando al di là di quello che è il tuo raziocinio, la tua metodica analisi delle situazioni e quanto invece una possibilità di captare quelle che sono le energie del momento se appartieni appunto sempre all'ultima decade grazie a questo Marte che ti consente di agire, di procedere facendo riferimento a quelle che sono tutto sommato delle tue percezioni di ciò che accade tutto attorno a te. È una situazione un po' insolita per te ma pur sempre positiva, quindi agisci tranquillamente senza comunque come dire stupirti di questo di questi messaggi che potrebbero arrivarti che ti comunque inducono a fare la scelta giusta, i movimenti giusti, le mosse giuste. Per il creativo e anticonformista Acquario, una giornata che parte un po' in sordina, con un umore un po' in ribasso, questa luna che potrebbe ancora farsi sentire dopo il weekend un po' complicato anche nell'arco della mattinata, e ottima ripresa invece con il sopraggiungere del pomeriggio, con una ripresa non soltanto dell'umore, ma una visione più positiva, più proattiva e anche più ottimista ed entusiasta sia nelle situazioni che fanno parte della tua quotidianità lavorativa sia di quelle della vita privata. Proprio nell'ambito della vita professionale questo Mercurio comunque a te positivo necessita anche nel tuo caso di una sorta di rentré, di riassunto per poter portare avanti quelle situazioni cui ti stai dedicando, appunto soprattutto se appartiene alla prima decade. Anche nel tuo caso questa energia è sì positiva, però con questa necessità di rallentare, di modo che non ti trovi impreparata, impreparata di fronte ad eventuali così ritardi, disguidi e discrepanze rispetto a quello che è un percorso che ti saresti aspettato e aspettato. Buona ripresa per quanto riguarda la forma generale, per quanto riguarda i nati la prima e la seconda decade, mentre per i nati l'ultima, questo Sole non troppo favorevole potrebbe così sottrarti un po' d'energie e farti avere un po' meno slancio rispetto al consueto. Ci pensa comunque Marte favorevole, sempre se appartiene all'ultima decade, a darti questa carica in più, non tanto così forte e intensa, ma una sorta di energia buona, energia fra virgolette positiva, che ti consente veramente di avere un'interazione efficace
efficace nei confronti delle persone che sono attorno a te. Molta intensità per quanto riguarda la tua vita sentimentale, se appartiene alla seconda decade, questa Venere decisamente molto propizia, porta energie fresche, nuove, sia in relazioni già in essere, sia nella possibilità appunto di instaurarne di nuove che nascono con molta spontaneità, molta semplicità e molta schiettezza in un certo senso. Buone energie su tutti i fronti, prenati da prima con questo Giove che da lontano riesce comunque a portare un'energia di ottimismo, come già la Luna appunto si appartiene alla prima decade. Concludiamo con l'inconscio e profondo e fantasioso Pesci, una giornata che nasce tutto sommato positiva con questa Luna molto profonda, molto inconscia, molto coinvolgente nella prima parte della giornata, mentre nella seconda parte appunto potrebbe divenire non troppo positiva e quindi un umore potrebbe via via scemare. Anche a livello mentale questo Mercurio, soprattutto se appartiene alla prima decade, potrebbe farsi sentire. E quindi più che per altri, per te la necessità di soffermarti su punti di un progetto che riguarda la tua vita professionale ma anche la vita privata prima di poter procedere avanti. È come se ci fossero degli elementi di discrepanza, degli elementi che poco hanno a che fare, che non c'entrano, che non sono pertinenti con ciò a cui ti stai dedicando, che potrebbero in un certo senso indurti a disperdere la tua concentrazione e le tue energie rispetto a ciò a cui ti stai dedicando. Nulla di grave, una cosa molto temporanea, riguarda soprattutto i nati della prima decade, però potrebbe farsi sentire per quanto riguarda il tuo incedere, per quanto riguarda i tuoi progetti. Buona forma generale se appartiene all'ultima decade, con questo Sole costantemente propizio che ti dà una buona stabilità, una buona forma e anche tutto sommato di punti fermi rispetto al consueto, in cui magari potresti sentirti in un certo senso carente di quella stabilità che può pur sempre farti esserti utile e farti piacere avere. Per quanto riguarda la vita sentimentale, una sorta di ritorno alla quiete, ritorno alla normalità se appartiene alla prima decade, invece nelle relazioni molto intense, molto appassionate se appartiene alla seconda, con questa Venere che è in grado di colorare non soltanto di coinvolgimento di romanticismo, ma proprio di passioni intense, accese, di focosità, sia la tua relazione che puoi già vivere con qualcuno, sia la possibilità di instaurare un nuovo rapporto che appunto parte con questa energia molto intensa, molto coinvolgente. Sempre ottimo l'influenza di Marte se appartiene all'ultima decade e soprattutto appunto se interagisci in ambiti in cui il tuo percepire, il tuo entrare in sintonia, la tua prerogativa di empatia verso chi ti è vicino è molto importante, Marte ancor più ti consente di fare affidamento su questa tua prerogativa caratteriale per allineare quelle che sono le tue intenzioni, le tue azioni con le esigenze per il benessere anche di chi ti è vicino professionalmente e anche nell'ambito del privato. Anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato e sei stato qui con me su Astrolove. Se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci un mi piace, se vuoi metterci dei commenti saranno molto graditi e chiaramente ti risponderò. E ti invito ad attivare la campanella per notifiche e soprattutto a iscriverti al canale per non perdere nessun aggiornamento. Ti ringrazio ancora e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!